I sauditi si sono comprati la VR46. Quante volte ci siamo sentiti raccontare nell'ultimo anno la storia del principe arabo che è arrivato in Italia per comprarsi Valentino Rossi e tutta la VR46? Oggi parliamo proprio di questo. Per l'occasione ho indossato anche questa fascia della Saudi Arabia per raccontarvi un pochino il mio punto di vista di chi in questo mondo medio orientale ci vive, ci lavora e diciamo a un certo livello. Perché sin da subito si era capito che fosse tutta una grande bufala, una fake news, come si suol dire. Sarebbe bastato che Valentino Rossi o chi per lui mi contattasse, gliel'avrei detto dal primo momento che è uscita questa storia. La storia faceva acqua da tutte le parti. La cosa più buffa, forse divertente, è stata la reazione dei media italiani. Dico quelli italiani perché poi alla fine, come vedremo nel corso della storia, sono stati gli unici ad essere veramente coinvolti. Quello che un pochino inquieta è stato l'atteggiamento della Dorna, che ha praticamente con la sua credibilità avvallato questa storia che poi scopriremo essere stata messa insieme da un personaggio stranissimo. Ma partiamo dall'inizio, da quando è iniziata tutta questa vicenda, da quando ci hanno massacrato da tutti i continenti, da tutte le latitudini su questa storia. Perché in realtà andiamo a vedere, la vera notizia era che Valentino e la VR46 avrebbero avuto un proprio team in MotoGP. Che poi ci fosse stato uno sponsor o ci fossero stati degli sponsor, direi che non è una gran notizia se non fosse stato che è stata introdotta questa notizia del principe arabo che avrebbe portato miliardi e miliardi comprandosi qualsiasi cosa, costruendo macchine elettriche, un villaggio, un Luna Park, un'astronave marchiata VR40, si sarebbe comprato Valentino Rossi con tutti gli stracci e tutto questo ha alimentato la fantasia, specialmente dei giornalisti italiani. Giornalisti italiani perché poi sono stati gli unici a essere un pochino portati dentro a questa storia per gonfiare quello che in realtà era una grande bolla. Che sentiamo parlare di questa vicenda ormai è dal marzo del 2020. E quando Valentino Rossi dichiarò e la VR46 dichiararono che volevano entrare in MotoGP. E ha cominciato a farsi largo sempre di più questa notizia di un coinvolgimento saudita nel team di Valentino Rossi. Per di più tutto questo alimentato dal fatto che alla presentazione delle moto del CIV si erano visti i loghi riconducibili comunque ad Aramco. Mentre sulle Moto 2 sono apparse dal Qatar del 2021 con dei loghi quantomeno ambigui. Quando poi si è cercato un pochino da approfondire, la storia ha cominciato veramente a fare acqua con delle comunicazioni sempre più ridicole. Dico questo perché io conosco molto bene il mondo medio orientale e vi posso garantire che lasciamo perdere un principe, ma comunque una società medio orientale, comunque riconducibile alla famiglia reale, se si dovesse muovere ha delle dinamiche completamente differenti dal punto di vista della comunicazione, ma anche delle presentazioni di qualsiasi cosa che si andasse a fare. Quindi sicuramente avremmo visto già delle moto belle finite con i loghi, ma fisicamente avremmo visto i diretti interessati alla gara, per esempio in Qatar. Si sarebbero presentati e avrebbero raccontato la storia di quello che stavano facendo, portando tutta la VR46 magari a Palazzo Reale. Invece cosa abbiamo avuto? Abbiamo visto il fantomatico principe che raccontava ogni 3x2 delle storie sempre più esileranti. Non potete pensare che una nazione, perché la famiglia reale praticamente rappresenta il paese, e non potete pensare che una nazione come i Saudi se decidessero comunque di investire in un progetto dilazionano i pagamenti o rimandano i pagamenti se non ci sono delle reali motivazioni. Il vero problema è
che fior fiori di giornalisti, che tra l'altro stimo molto come i giornalisti di GP1, sembra proprio che ci sono cascati con tutte le scarpe, semplicemente perché hanno visto un tizio vestito in candura. Il preconcetto è il fatto che in Europa si pensa che la candura sia un abbigliamento riservato agli sceicchi. La candura, come quella che io vesto oggi, non è bianca perché questa è una candura invernale, quindi si usano colori anche differenti, non solo bianchi, rappresentano semplicemente un modo di essere, è un abbigliamento molto comune in Medio Oriente. La differenza sostanziale sta in alcuni dettagli per come sono fatte le candure. Ci sono candure emiratine come quella che indosso io, ci sono le candure saudi che sono quelle che hanno il colletto come la camicia e i polsini con i gemelli, quelle omanite. Ogni popolo medio orientale ha il suo modo di disegnare e vestire le candure. Quindi la cosa divertente è vedere un presunto principe con una presunta candura fatta per di più in un materiale che non può essere originale perché di stoffa, le candure non sono di stoffa, sono fatti con dei materiali particolari e si vedono lontano un miglio se sono reali o no, se si sa di cosa stiamo parlando. E vedere la diretta che fece il principe presentandosi in una tenda, non so cosa fosse, ma voi veramente credete che un principe si presenti in quel modo? Voi veramente credete che una famiglia reale permetterebbe a un suo membro di far vedere quello che è il mondo saudita attraverso quelle immagini? Non è possibile, è già solo quello doveva essere indicatore di qualcosa. Tutta questa storia e soprattutto il comportamento della stampa in generale descrive esattamente quello che sta succedendo nel mainstream in Italia. Perché alla fine ho visto articoli sulla Gazzetta, sulla Rai, su qualsiasi parte hanno parlato di questo avvento dei sauditi nel mondo della MotoGP attraverso Valentino Rossi, ma solo come un primo passo poi in realtà per poi, come abbiamo detto, costruire cose mega galattiche. Devo dire che l'unico giornalista degno di questo nome in tutta questa vicenda è Gianluigi Ragno del sito Mr. Helmet. Non è un sito che seguo particolarmente o lui particolarmente, anche perché non lo conosco e non mi piace il genere, il tipo di lavoro che fa. Ma in questo caso bisogna avere l'onestà di riconoscergli la bontà di quello che ha fatto, perché ha fatto un lavoro dettagliato e scrupoloso. Ha fatto quello che un giornalista dovrebbe fare, cioè alzare il telefono e chiedere informazioni ai diretti interessati. A me tutto questo, l'unica cosa che mi muove anche a fare questo video, è un po' per contestare anche quell'atteggiamento un pochino da saccenti e supponenti che normalmente hanno i giornalisti rispetto al mondo medio orientale. È un mondo che io conosco profondamente, un mondo con cui mi ci confronto quotidianamente e che rispetto profondamente, e mi dà fastidio vedere le persone che non conoscono parlare appunto di quello che non sanno. Cerco di riassumervi brevemente tutta questa vicenda per quello che ho visto sui media, ma soprattutto per quello che ho letto sul sito di Mr. Helmet. Tra l'altro vi lascio il link in descrizione se avete voglia di dargli un'occhiata. Cerco di riassumervi tutto brevemente. Fondamentalmente, secondo me, il momento clou di questa vicenda possiamo indicare il maggio del 2021, dove Aramco, a mezzo comunicato stampa, dichiara di non avere nessun rapporto con la VR46 per sponsorizzare il team di MotoGP. Ma l'apoteosi ce l'abbiamo il 21 di agosto, come scrive Ragno, in quanto per voce di Adam Gibali, addetto stampa di Brunswick Group, che rappresenta Aramco, si muove e addirittura attraverso la loro filiale inglese chiedono la rimozione di tutti gli articoli riguardanti questo rapporto tra Aramco e VR46. Infatti, oltretutto, quando è stato intervistato il CEO di Aramco, ha
come è normale che sia, ha manifestato il fatto che non potesse essere un'operazione fatta in questo modo, anche perché stiamo parlando di una società quotata in borsa e di conseguenza c'è un consiglio di amministrazione. Non è il principe che si sveglia la mattina dalla sua tenda in mezzo al deserto che decide che con uno schiocco di dita mette a disposizione miliardi per un progetto, pur interessante che sia. Ma questo è un pochino il limite della comunicazione moderna, dove forse è più interessante prendere la notizia che ci fa fare più click al nostro video, alla nostra news, che andare veramente a verificare fino in fondo o verificare con oggettività la notizia stessa. Ma vediamo come veramente è stata creata questa bomba, questa notizia. Come ha scoperto Ragno, è stata creata dal consulente personale privato del principe saudita, il presunto architetto Marco Bernardini. Dico presunto perché, come verificato da Ragno, non risulterebbe iscritto neppure all'albo degli architetti nazionali. Di una cosa dobbiamo dare atto al presunto architetto, in quanto ci ha insegnato, ci ha mostrato quanto sia facile creare una fake news. You are fake news. Infatti basta prendere dei fogli in Word, fare copia e incolla di notizie in inglese, palesemente e vergognosamente copiati e tradotti con Google Translate e darli in pasto a una stampa che spesso ha bisogno di notizie e in maniera, ma nemmeno compiacente non è la parola corretta perché vorrebbe dire che saprebbero, in maniera ingenua fagocitano tutto quanto pur di portare una notizia eclatante sul web. Ad un certo punto Ragno viene contattato dall'entourage del nostro fantomatico architetto. La cosa che mi ha fatto ridere fino alle lacrime è stato quando ho letto, proprio nel racconto di Ragno, di una email che gli avrebbero inviato da un indirizzo in @gmail.com. Questa veramente è paradossale e mi meraviglio veramente di quei giornalisti che si vedono recapitare una notizia tradotta in Google Translate da un'email @gmail.com. Per di più di una società che, come potete facilmente verificare se andate su internet e cercate Tamal International, Tanal Entertainment, finirete su dei siti veramente imbarazzanti. Ad avvalorare la nostra storia e la storia della fake news, basta leggersi tutto quello che ha scoperto Ragno, con rendering di edifici che lui ha verificato che non esistessero, cioè l'edificio esisteva ma non erano quelli che venivano detti nel comunicato, di una moto fantascientifica, film, videogiochi, cazzi e mazzi, ma alla fine tutto quanto è una grossa farsa. C'è da dare atto al nostro presunto architetto di aver messo in piedi una bufala gigantesca, ma non in maniera del tutto stupida, ma perché comunque è stato costruito con furbizia, perché comunque ha coinvolto personaggi noti nel mondo delle corse, come Giampiero Sacchi, che per inciso avrebbe dovuto costruire la famosa moto del futuro a Terni, anche se poi subito dopo si dice che sarà costruita nel Saudi, ma ha utilizzato queste persone per farsi introdurre all'interno della Dorna e precisamente alla corte di Carmelo Ezpeleta, che se non fosse stato probabilmente per Sacchi e per l'entourage della VR46, Ezpeleta non gli avrebbe neppure firmato un autografo. Arriviamo a una parte del racconto fatto da Ragno, che è l'argomento del vestito del principe. Infatti pare che Bernardini si sia recato presso una sartoria di Gubbio, dove il titolare all'inizio, che si comportava come fornitore, è diventato quasi confidente di Bernardini al punto di offrirgli anche una scrivania, gli avrebbe realizzato delle candura, tra l'altro fatte in cotone, si vede benissimo dalle foto che non sono esattamente delle candura come si potrebbero realizzare in Medio Oriente,
E a parte quello, si parla di 500 euro e vi posso garantire che in Medio Oriente in genere, con ben meno di 100 euro, vi potreste far realizzare la vostra candura su misura. Vestito che poi abbiamo visto nel video del presunto principe all'interno della sua tenda, che veramente non voglio neanche commentare perché è semplicemente imbarazzante. Però tutto questo mi fa pensare, adesso così mi viene in mente, che potremmo quasi riscrivere una sceneggiatura di un film di Totò e Peppino, e dove purtroppo le tante persone che sono state coinvolte loro malgrado, come la VR46, Giampiero Sacchi, il sardo di Gubbio, sarebbero l'americano al quale Totò cerca di vendere la Fontana di Trevi. Scusi, ma lei chi è? Non mi sono presentato. No. La mi scusi, io sono il ragionier Girolamo Scamorza. Dico questo perché spesso mi infastidisce sentire o vedere l'atteggiamento delle persone in genere, ma anche dei giornalisti nei confronti del Medio Orientale, perché lo trovo estremamente offensivo, a parte per un popolo, ma anche per noi che viviamo quotidianamente questa realtà. E vi posso garantire che non è tutto quello che vi fanno vedere e vi raccontano. Un mondo fatto di eccessi, un mondo fatto di sfarzo, un mondo fatto di bombe, di intolleranza, anzi, è un mondo dove c'è spesso molta più tolleranza che in Italia, dove per esempio si trovano le chiese cattoliche, dove esiste il Natale, dove esiste la diversità. Non è vissuto in maniera differente, comunque esiste la diversità, e dove non è vero che le donne sono picchiate o maltrattate tutti i giorni, anzi è l'esatto contrario, perché non si possono andare a prendere degli estremi e indicare come quelli essere la normalità. Per il futuro mi rendo disponibile, amici, se aveste dei contatti o rapporti col mondo medio orientale, vi invito a contattarmi, magari vi posso aiutare ed evitare di fare queste figure barbine, che siate i giornalisti oppure le parti in causa. Walan Ashraf Al-Shai, il Lalika.